insieme nel secondo libro delle cronache, capitolo 7, iniziamo la nostra lettura dal versetto 11. Dio sia rodato. Salomone dunque terminò la casa del Signore e il palazzo reale e portò a felice compimento tutto quello che aveva avuto in cuore di fare nella casa del Signore e nel suo proprio palazzo. Poi? Il Signore apparve di notte a Salomone e gli disse, ho esaudito la tua preghiera e mi sono scelto questo luogo come casa dei sacrifici. Quando chiuderò il cielo in modo che non ci sarà più pioggia e quando ordinerò alle locuste di divorare il paese, quando manderò la peste in mezzo al mio popolo, se il mio popolo sul quale è invocato il mio nome si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. I miei occhi saranno ormai aperti e le mie orecchie attente alla preghiera fatta in questo luogo. Infatti ora ho scelto e santificato questa casa perché il mio nome vi rimanga per sempre. E i miei occhi e il mio cuore saranno qui per sempre. Fin qui la lettura della parola del Signore. Preghiamo un momento insieme, accostiamoci con tutto il cuore per udire la parola di Dio. Padre Celeste, ancora una volta eccoci dinanzi a Te per dirti: aiutaci ad aprire l'orecchio del cuore, oh Signore, perché vogliamo ascoltare, vogliamo intendere, vogliamo vivere questa parola. La vogliamo realizzare nella nostra vita, la vogliamo applicare, mettere in pratica. Ci affidiamo a te, O oh Signore, sapendo che conosci ciascuno di noi e manderai la tua parola a ciascuno di noi. Noi ti ringraziamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Gloria a Dio. Se il mio popolo sul quale è invocato il mio nome si umilia, prega, Cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo. Questa è la parola sulla quale ci vogliamo affermare stasera. Io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. Lasciamolo entrare nel cuore. Io lo esaudirò dal cielo. Gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. Gloria al Signore. Quando le condizioni divine vengono adempiute, perché il nostro testo ci parla di un tempo di carestia dove il cielo è chiuso, la pioggia non scende e non ci riferiamo alla pioggia che annaffia i campi. Ma quando il cielo è chiuso, parliamo di un'altra pioggia che, che raggiunge l'anima nostra, il nostro cuore. Quando il cielo è chiuso e non c'è comunione con il Padre Celeste. Quando il cielo è chiuso e non scende la benedizione di Dio e c'è aridità nel cuore. E c'è la sete nell'anima, ma il cielo è chiuso e l'acqua non scende. La benedizione di Dio non scende a motivo del peccato, dice la parola del Signore, perché poi aggiungerà, se il mio popolo si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i peccati. Sta dicendo che se si adempiono le condizioni che Dio dà, cioè quello di umiliarsi, quella di pregare, quella di cercare la sua faccia. Quante volte in queste ultime settimane o forse mesi stiamo parlando di cercare la faccia del Signore, di conversione, allora si adempiranno le promesse del Signore, allora vedremo il ristabilimento di colui che volge lo sguardo verso il Signore, vedremo la guarigione spirituale di colui che si umilia. La guarigione spirituale di colui che cerca la faccia del Signore, la guarigione spirituale di colui che prega, la guarigione spirituale di colui che si converte dalle sue vie malvagie, vi sarà l'esaudimento di Dio quando l'uomo adempie, realizza le condizioni che Dio mette, allora dice il Signore, io lo esaudirò dal cielo. Gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. L'esaudimento quindi, la risposta è una risposta che non viene dal basso, che non viene dalla terra, la risposta non viene dagli altri, la risposta viene dal cielo. Quando l'uomo si umilia davanti a Dio, quando l'uomo prega davanti a Dio, quando l'uomo si converte dalle sue vie malvagie, quando l'uomo cerca la faccia di Dio, cerca comunione con il Signore, Dio risponde dal cielo. Dio esaudisce dal cielo. Dio apre il cielo. Dio squarcia il cielo e viene in mezzo a coloro che invocano il Suo nome e che cercano la Sua faccia. Si apre il cielo, torna la benedizione di Dio, torna la pioggia spirituale, torna la comunione con il Signore. Il credente non può vivere senza la comunione spirituale con il Signore. Non c'è vita quando il cielo è chiuso, c'è morte nel cuore, c'è disperazione, c'è angoscia nel cuore perché c'è separazione. E la separazione ci parla di morte. E la morte peggiore è proprio la separazione da Dio, quando non c'è comunione con il Signore, quando non viviamo la benedizione di Dio, quando non sentiamo la voce del Padre nostro celeste, quando non arriva la parola che è quell'acqua attraverso la quale lo Spirito Santo ci lava, ci purifica affinché possiamo essere presentati santi e irreprensibili, senza macchia, senza ruga, dinanzi al cospetto dello sposo celeste. Quando il cielo è chiuso manca la parola di Dio, ed è la parola di Dio, e lo abbiamo letto all'inizio, che ci fa vivere, è la parola di Dio che ci conforta, è la parola di Dio che ci dà speranza, quando il cielo è chiuso. Non scende quest'acqua viva che ristora l'anima nostra. E l'anima langue, l'anima soffre, l'anima brama, l'anima cerca. Ma se il mio popolo si umilia, prega, cerca la mia faccia, riconosce di aver peccato e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo. Io aprirò. Il cielo, il primo segno del ristoro quindi, il primo segno della benedizione, se volete lo chiamiamo il primo segno del risveglio, il primo segno del cielo aperto è che Dio esaudisce la nostra preghiera. Diceva lo scrittore in Lamentazioni: Facci tornare a te, O oh Signore, e noi torneremo. Ridonaci giorni come quelli di un tempo, i giorni in cui vi era comunione, ristoro nella presenza del Signore, aggiunge ancora Giovanni. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui: che se domandiamo qualche cosa nella Sua volontà, egli ci esaudisce, e se sappiamo che Egli ci esaudisce in ciò che gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chieste. Se non ci sono impedimenti fra noi e il Signore, se il cielo è aperto a motivo del perdono del peccato, abbiamo anche la certezza che le cose che domandiamo al Padre nostro sappiamo che Egli ci esaudisce ed Egli ci esaudisce dal cielo. È bello sapere che la risposta non viene dalla terra, ma viene dal cielo. La benedizione di Dio è una benedizione celeste, è una benedizione spirituale che viene dal cuore di Dio. E c'è una promessa da parte del Signore per tutti quanti noi. In Isaia, tramite il profeta, dice, avverrà che prima che mi invochino io risponderò, parleranno ancora che già li avrò esauditi. Dio stesso, il Padre nostro celeste, esaudisce. Egli interviene personalmente. Leggiamo quindi nella sua parola che Dio non giudica il suo popolo, ma ascolta le fervide preghiere che si elevano dinanzi a lui. Il testo che abbiamo letto fa riferimento al, al peccato del popolo, allo sviamento del popolo. Ma il Signore non giudica, ma dice, se il mio popolo... Sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia, si converte, io lo esaudirò dal cielo. Dio non condanna e giudica, ma dà una via al peccatore, tende la mano al peccatore, dice cosa fare affinché possa ristabilirsi la comunione con Lui e la comunione che viene. Dal cielo, gloria al Signore. Ed Egli risponde quindi con compassione, risponde con amore ai suoi figliuoli. Sì, io lo esaudirò dal cielo, io gli risponderò, dice il Signore. E risponde con amore se leggete tutto quello che, che segue, parla di perdono, parla di guarigione, dei suoi occhi che saranno aperti, le orecchie attente, egli sceglie il cuore come sua presenza, sarò sempre presente. Risponde, e risponde con amore, risponde con compassione. Abbiamo quindi un Dio nel cielo che risponde alle nostre preghiere, che esaudisce alle nostre preghiere. Vogliamo dire Signore perdonaci per tutte le volte che cerchiamo l'esaudimento, le risposte eh, dagli altri, guardando a destra e a sinistra, ma le risposte e gli esaudimenti che possono venire anche dalle persone più care, compresi i nostri più intimi, familiari, eh, sono risposte sempre per un tempo, ma la risposta che Dio dà è una risposta eterna che dura per sempre. Possono darci un aiuto provvisorio gli altri, una mano per un tempo, ma nessun uomo può fare quello che Dio può fare, perché la parola parla di perdono dei peccati. Lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i peccati. Uno solo può perdonare i peccati, cioè Dio. E solo da Dio può venire il perdono dei peccati. Solo l'esaudimento dal cielo può ristorare l'anima, il cuore del peccatore, riportando pace in quel cuore, gloria al Signore. Abbiamo un Dio quindi che ascolta e risponde. Gli idoli non possono. Benché gli uomini gridino agli idoli, dice la parola, esso non risponde. E quindi eh, ne lo salva dalla sua afflizione. Ma il salmista può dire, io ti invoco, Signore, perché so che tu mi esaudisci, so che tu mi rispondi. E poi testimonia il salmista dicendo, cercate il Signore. Ed egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutti i miei timori. Quasi a modo di testimonianza per dire ad altri, cercate anche voi il Signore. Perché io ho creduto... Nella, nella parola di Dio e ho cercato il Signore ed Egli mi ha risposto. Invitiamo altri a cercare il Signore, ma è Dio stesso che ci invita nella sua parola quando dice invocami e io ti risponderò e ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. L'esaudimento quindi dal cielo corrisponde al ristoro del cuore del peccatore. L'esaudimento dal cielo corrisponde al risveglio dell'anima nostra e non è il risultato dell'impiego di metodi umani, di procedimenti umani, di espedienti umani, ma è il risultato assoluto dell'intervento soprannaturale di Dio nella nostra vita. Un risultato efficace che ristora pieno il nostro cuore, perché la parola parla di perdono dei peccati. La parola ci insegna che il salario del peccato è la morte, che tutti gli uomini hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e quindi la morte spirituale incombe su di essi. Ma il Signore esaudisce la preghiera di chi invoca il suo nome e gli dice io lo esaudirò dal cielo e gli perdonerò i peccati, gli perdonerò i suoi peccati. Il ristabilimento quindi dell'anima secondo la scrittura, ha la sua origine nella natura stessa di Dio, dal cielo, dal cielo. Dal cielo non vuol dire che viene dalle stelle, dal cielo non vuol dire che viene dai pianeti, dal cielo non vuol dire che viene da una galassia, dal cielo vuol dire che viene da Dio, la cui dimora è nel cielo, nei cieli dei cieli colui che è il creatore anche del cielo. E quindi il perdono e il ristabilimento hanno origine, dicevo, nella natura stessa di Dio, perché l'esaudimento viene da Dio, viene dal cielo, e l'azione miracolosa di Dio ha la sua fonte nel cuore stesso di Dio. E Dio ha pensato all'esaudimento, ha pensato al perdono dei peccati e quindi ha pensato al dono del suo figliuolo Gesù, all'agnello che toglie il peccato dal mondo prima della fondazione del mondo, dice la parola. Quando nessuna cosa ancora esisteva nel cuore di Dio, quindi il perdono dei peccati ha la sua fonte nel cuore stesso di Dio perché egli è l'Iddio vivente in eterno. Dice Geremia, ma il Signore è il vero Dio, egli è l'Iddio vivente, egli è il Re eterno, e perché egli è l'Iddio vivente, egli è l'autore della vita. Che che ne dicano gli uomini o la scienza o le teorie scientifiche o filosofiche, noi crediamo ciò che afferma la parola di Dio, che è l'Idio vivente che ha creato l'uomo. E in Genesi al capitolo 2, al versetto 7, noi leggiamo «Dio, il Signore, formò l'uomo dalla polvere della terra, e gli soffiò nelle narici un alito vitale, e l'uomo divenne un'anima vivente». Gloria al Signore! È il Dio vivente che ha creato l'uomo e quindi è Dio stesso che conosce profondamente la sua creatura ed è Dio stesso che esaudisce dal cielo l'uomo che si affida a Lui, che grida a Lui con tutto il cuore. Grazie a Dio per la Chiesa, per i fratelli, per le sorelle, ma abbiamo bisogno di riguardare a Gesù. Abbiamo bisogno di aprire il cuore davanti a Gesù. Abbiamo bisogno di invocare con tutto il cuore il nome suo e di piacere a Lui, di convertirci dalle vie sbagliate per piacere al Signore, perché l'esaudimento può venire solo dal cielo. Nessun uomo può dirti i tuoi peccati sono perdonati, soltanto colui che li ha pagati con il suo prezioso sangue sul legno della croce. Può dire: I tuoi peccati sono perdonati. Che gioia sentire quella voce: I tuoi peccati sono perdonati. E non è detto che si debba udire la voce, perché credo che nell'esperienza della stragrande maggioranza di noi, non abbiamo udito la voce, ma abbiamo sentito il perdono dei peccati. Abbiamo sentito questo peso caderci da addosso ci siamo sentiti lavati, perdonati, liberi, gloria al Signore. Io perdonerò i loro peccati. Quindi il segno dell'esaudimento, del vero esaudimento, attenzione, sottolineo, il vero esaudimento, la vera guarigione. Non ci leghiamo, ve l'ho detto altre volte, lo dico ancora adesso, non ci leghiamo a questa materia, a questo corpo, perché il vero esaudimento di Dio riguarda la cosa più importante ed è il perdono dei peccati. Il perdono dei peccati, gloria al Signore. E il, il perdono dei peccati può venire solo dall'alto. Io lo esaudirò dal cielo. Perché la sorgente della giustificazione è dall'alto, è dal cielo. La sorgente del perdono è dall'alto, viene dal cielo. La sorgente della grazia viene dall'alto, viene dal cielo. Ho detto altre volte: la grazia non può venire da un uomo qualunque, nella nostra nazione la grazia può venire dal Presidente della Repubblica. La massima autorità che abbiamo nella nostra nazione può venire dal re dove c'è il re, dalla regina dove c'è la regina, ma non da altri. Come il perdono dei peccati e la grazia di Dio può venire soltanto dal re dei re, dal signore dei signori, dal Dio vivente che ha creato i cieli e la terra. Colui che è al di sopra di ogni cosa, Egli stesso è la sorgente della grazia. Infatti, dice la parola, è per grazia che siete stati salvati. E quando noi leggiamo è per grazia che siete stati salvati, la grazia viene dal cielo. La grazia viene dall'Iddio creatore, onnipotente. La grazia viene dall'alto, non viene dal basso. È per grazia che siete stati salvati. Aggiunge mediante la fede. E ciò spiega la parola. Non viene da voi. È il dono di Dio. La grazia, il perdono dei nostri peccati. Non viene da voi. È il dono di Dio. Non solo non viene da noi. Ma non potremmo neanche guadagnarlo, non potremmo neanche meritarlo perché la grazia è un dono. E il dono è un regalo: è il regalo che Dio ha voluto fare all'umanità. Non l'ha preso con gli sconti ai saldi, ma gli è costato il sangue del suo figliolo Gesù. Lo ha pagato egli stesso a caro prezzo e ha voluto farci un regalo. Il regalo della vita, il regalo del perdono, il regalo della comunione con Lui, il regalo del paradiso, il regalo del cielo quindi, della gloria insieme a Lui, ha voluto donarcelo. Non dobbiamo far altro che accettarlo per fede. Così dice in Efesini 8: è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede. E ciò non viene da voi. È il dono di Dio. Anche la fede è il dono di Dio. Ecco perché veniamo invitati a riguardare, a fissare lo sguardo su colui che crea la fede e la rende matura, la rende perfetta, affinché con una fede sana, quella fede che è dono stesso di Dio, possiamo accettare il dono sublime e supremo che è il dono della vita eterna in Cristo Gesù il Signore il dono della grazia per ognuno di noi. Questo è un favore gratuito, non meritato. Ripeto, è il dono di Dio. Perché mentre la parola di Dio, la legge dice paga, la grazia di Dio ti dice è stato già pagato. Ho pagato io. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Credi che Gesù ha pagato per te. Gloria al Signore aggiunge la parola in Romani, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Ora generalmente quando un malfattore viene condannato, se vi sono delle condizioni è il, il, il condannato stesso che deve fare una domanda alle autorità, quindi al Presidente della Repubblica, per, dire, per chiedere la grazia. E poi quella domanda viene esaminata, viene valutata e se l'autorità in carica ritiene che vi siano le condizioni per poter concedere la grazia, concede la grazia. Per quanto riguarda la vita cristiana non è così. Non è l'uomo che cerca la grazia che fa domanda di grazia, ma è Dio stesso che ha voluto concederci la grazia. È Dio stesso che ha preso l'iniziativa, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, privi della presenza di Dio. Addirittura dice che eravamo morti nei falli e nei peccati. Un morto può chiedere di ricevere vita nuovamente? Un morto può chiedere la grazia? Eh? Chi è separato da Dio può chiedere e allora è vero, dice: tutti hanno peccato, sono privi della grazia di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la Sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù per grazia divina. Quindi intendiamo quell'atto sovrano di Dio per il quale Egli accetta il peccatore, lo giustifica e lo giustifica per mezzo dell'espiazione che Cristo Gesù ha compiuto sul legno della croce per ognuno di noi. Questa è una verità straordinaria, una verità che ha sconvolto la vita dell'umanità intera nel senso buono, perché ha aperto le porte del cielo e ha ridato speranza all'uomo. Il perdono quindi è il segno dell'esaudimento divino. Il perdono è il segno del ristoro divino e l'anima che è stata perdonata, seguitemi bene: l'anima che è stata perdonata, che è stata lavata, è un'anima serena, è un'anima felice. L'anima che è stata perdonata non passa attraverso crisi di avvilimento, di incertezza, di dubbi. L'anima che è stata perdonata non è travagliata nel suo rapporto con Dio, spiritualmente parlando. Può essere travagliata per altre circostanze, può essere travagliata a motivo del peccato dilagante nel mondo, può essere travagliata forse per degli errori che commetti, ma un'anima perdonata non può essere travagliata nel rapporto di comunione col Signore. Un'anima perdonata, ripeto, non passa attraverso crisi, di scoraggiamento, di avvilimento, di incertezza, di dubbi, di sfiducia, di gelosia, di travagli mentali. È un'anima serena. E dice la parola, in pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu sei con me, Signore. C'è pace con Dio giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio. Quindi la serenità, la fiducia, la fede, la gioia sono le caratteristiche di un'anima che è stata perdonata. Potrebbe avere travagli infiniti nella sua vita privata, familiare, di lavoro, ma nel suo cuore c'è la pace con Dio. C'è la gioia della salvezza, c'è la certezza di non essere solo, la certezza che Dio non gli è contro, non deve avere paura di Dio, perché Dio è diventato il suo Salvatore, il suo amico. Gesù stesso dice, vi ho chiamati amici, ma se fate le cose che io vi comando, vi ho chiamati amici, gloria al Signore. Dio è anche all'opera per chi è stato perdonato. C'è un versetto che ho, ho voluto cercare in Proverbi al capitolo 16 dove dice la serenità del volto del re, la serenità del volto del re, di Dio, del nostro re, dà la vita e il suo favore è come una nuvola di pioggia primaverile. Dice perché ci stai citando questo versetto? Se il mio popolo si umilia, prega, cerca la mia faccia. Convertendosi dai peccati cerca la faccia di Dio che è il nostro re. Allora dice la serenità del volto del re, quando un credente si trova davanti al re, la serenità del volto del nostro Padre Celeste. La serenità del Re ci dà la vita. C'è la serenità perché? Perché siamo stati perdonati, perché abbiamo creduto in Lui, perché abbiamo fiducia in Lui, perché c'è pace con Lui. Perché il volto del Re, quando non c'è pace, non è sereno, è preoccupato. È come quel pastore che è preoccupato per la pecora smarrita, lascia le 99 e con ansia nel cuore, con preoccupazione, perché potrebbe essere in pericolo, sicuramente in pericolo, cerca quella pecora finché non l'abbia ritrovata, poi dice, se la mette sulle spalle e poi si rallegra con gli altri, addirittura fa festa, è sereno. Il re è sereno, il padre tuo, il padre mio è sereno quando siamo nella sua presenza, quando siamo fra le sue braccia. È finalmente sereno quando ci può guardare negli occhi e noi possiamo guardarlo negli occhi. Siamo talmente vicini che possiamo guardare il suo volto e allora la serenità del suo volto ci dà la vita. E il suo favore, la sua grazia, è come una nuvola di pioggia primaverile, è come l'esaudimento del Signore al momento opportuno, non più il cielo chiuso a motivo dei peccati, ma è una nuvola di pioggia primaverile che non solo rinfresca, lava, purifica, rende fertile e permette di portare frutto per la gloria del Signore, non più la siccità, non più l'aridità. Non più la sete, ma il ristoro con il Signore, la pioggia della benedizione di Dio, la parola di Dio che giunge nuovamente come manna dal cielo e appaga, ristora, ci dà vita. Possiamo dire gloria al Signore con tutto il nostro cuore. Gloria a Dio. Egli ci giustifica, ci perdona i peccati, cancella la macchia, cancella il nostro peccato. E il nostro testo aggiunge pure, io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. Perdonerò i suoi peccati e poi aggiunge, guarirò il suo paese. Il Signore guarirà quindi, ristorerà. Attenzione alla guarigione, non stiamo parlando ancora di guarigione fisica. Ma stiamo parlando di una guarigione che si estende, perché il Signore guarirà e ristorerà spiritualmente innanzitutto colui che si umilia, colui che prega, colui che cerca la sua faccia, colui che si converte eh, dalle sue vie malvagie e riverserà lo Spirito Santo nella vita di colui che si converte. Riverserà lo Spirito suo per produrre un risveglio, non solo nella sua vita ma per produrre un risveglio anche tra i suoi e per produrre la salvezza spirituale tra quanti non lo conoscono ancora. E questa è la verità biblica. Che cosa significa? Quindi guarirò, perdonerò i suoi peccati, ma guarirò il suo paese. La guarigione riferita al paese non si riferisce ai campi, ai terreni, alle case, quindi al paese inteso quindi, dal punto di vista materiale, ma è inteso come nazione anche, è inteso come famiglia. Vuol dire che il perdono dei peccati produce un tale beneficio nella vita dell'uomo, di quell'uomo che si arrende nelle mani di Dio, che egli riceve grazia, riceve perdono, riceve esaudimento, riceve la pioggia dal cielo, riceve la benedizione di Dio, riceve comunione con il Signore e a sua volta può essere fonte di benedizione anche per gli altri. E l'uomo che riceve dalla sorgente dell'alto, dal cielo: altri possono venire e farti un dono, sai, ho raccolto questo nel mio orto. Dio si è lodato, accettiamo i doni, è vero o no, ci fa piacere. Ho fatto questo con le mie mani e te lo offro. Ma il dono che riceviamo dal cielo è un dono che non solo rallegra il nostro cuore, ma possiamo dire ad altri: Ecco, ho ricevuto questo dal cielo e te lo offro. Trasmettiamo la benedizione di Dio la benedizione della parola del Signore, per la quale ci rallegriamo, tutte le volte che la meditiamo, la leggiamo, diamola anche agli altri, citiamola anche agli altri. Il popolo di Dio, perdonato e guarito, diviene un mezzo di benedizione, a sua volta una sorgente di benedizione. Gesù parla appunto di andare a Lui per essere dissetati e ci insegna pure che diverremo delle fonti di acqua che scaturiscono in vita eterna anche per gli altri fiumi di acqua viva sgorgeranno quindi dal suo seno dice la parola del Signore ripeto, il popolo di Dio l'uomo che è stato perdonato e guarito diventa un mezzo di benedizione diventa un mezzo di liberazione diventa un mezzo di, di guarigione di prevenzione anche dalle piaghe dal male, dalla corruzione che si manifesta nella società in mezzo alla quale viviamo e voi direte come si può realizzare tutto questo, come è possibile? E lo spiega in due parole semplici, semplici, il Signore, quando andiamo a leggere il Vangelo di Matteo, voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Abbiamo ricevuto sapienza dall'alto, dal cielo, abbiamo ricevuto la luce nella nostra vita, che la luce è Gesù stesso, la luce del mondo è la sua parola. Abbiamo ricevuto luce e la parola dice voi siete la luce del mondo. Guard perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. Ecco il senso in cui va interpretato anche credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Non vuol dire che è automatico, che se credi tu, tranquilli tutti gli altri sono salvati. No. Ma se hai creduto tu... Sei quella luce che si accende in una casa dove ci sono tenebre, e offri opportunità anche ai tuoi cari, alla tua famiglia, di conoscere la luce, di vedere la luce, di apprezzare la luce, eh? di credere nella luce e di essere salvati. Piuttosto la preghiera sia: Signore, dammi grazia di essere veramente luce, c'è buona testimonianza. E gli altri in me possano vedere te, che sei la luce del mondo e che possano dire: Anch'io voglio questa luce, anch'io voglio questo ristoro. Bene, Dio attende a braccia aperte e desidera che ci arrendiamo a Lui, ed Egli è pieno di compassione, pronto ad agire nella nostra vita. Se il mio popolo si umilia, prega, cerca la mia faccia, si converte dalle sue vie malvagie. Io lo esaudirò dal cielo. Quando parliamo di esaudimento non pensiamo a tutte quelle cose perché di cose ne abbiamo un'infinità e non sappiamo più che farcene delle cose. Impariamo anche a domandare perché la vera benedizione, la vera risposta, il vero esaudimento è il perdono dei peccati. Amen? Vogliamo ringraziare il Signore insieme?